1912 Kandinsky ci lascia uno scritto, Lo spirituale nell'arte, dove invita l'uomo a guardare non la realtà esteriore delle cose, ma il suo esatto contrario, la necessità interiore. Per esemplificare questi pensieri, lui realizza una mostra, aiutato dalla sua compagna pittrice Gabrielle Münter e dal giovane pittore tedesco Franz Marc, col quale fonderà un grande sodalizio. Pensiamo al Cavaliere Azzurro. Con questo nome si intende ricordare sia la venerazione per Marc verso il mondo animale, soprattutto per i cavalli, e per quanto riguarda Kandinsky la passione per il colore blu, il colore della spiritualità. Il primo Novecento sarà caratterizzato per il rinnovamento della pittura attraverso le famose avanguardie storiche. Di queste avanguardie faranno parte molte donne, o come pittrici o come muse ispiratrici di grandi artisti. Abbiamo visto ad esempio Gabrielle Münter per Kandinsky, ma pensiamo anche a Marie Laurencin per Apollinaire, pensiamo a Leonora Carrington per Max Ernst, a Jeanne Hubertin per Modigliani e infine a Frida Kahlo per Rivera. Frida Kahlo era affetta da spina bifida e un grave incidente del 1925 contro un autobus la costrinse a un prolungato immobilismo. Il suo corpo martoriato sarà oggetto di suoi numerosi dipinti. Ella, ad esempio, rappresenterà immagini anche fantastiche, apparentemente incongruenti. In realtà, osservandole attentamente, notiamo come introduca molto del suo autobiografismo. Pensiamo ad esempio alla colonna spezzata al posto della sua spina dorsale, come vediamo in un dipinto. Spesso a fianco a lei, in immagini e dipinti di piccole dimensioni, lei pensate predilige il formato 30x37, a fianco a lei troviamo animali, gatti, scimmie. Le scimmie ad esempio lei le allevava nella sua casa e le trattava proprio come figlie. In molti suoi dipinti appare anche la sua terra d'origine e il folklore messicano è quasi sempre presente. Nel periodo tra le due guerre, la pittura delle donne si avventura in generi molto più creativi, legati per esempio anche all'astrattismo e all'art déco. Pensiamo a Sonia Terque Delaunay, moglie di Robert Delaunay. Con lui condividerà tutte le ricerche sul colore che porteranno all'astrattismo. Tamara Delempicka è la pittrice più famosa dell'art déco. Famosissimi saranno i suoi ritratti femminili. Ella nasce a Varsavia nel 1898, è di origine dunque polacca. Il suo vero nome è Tamara Gorska. In realtà adotta in arte il nome di Lempicka, derivato dal nome del marito, un avvocato russo che sposa nel 1916. Si trasferisce col marito a Parigi, decisa a diventare ricca e famosa. Rivela ben presto la sua natura disinibita in numerosi ritratti di nudi e in trasgressivi comportamenti quotidiani, in cui ama atteggiarsi da eroina del suo tempo, nel segno della più totale emancipazione femminile. I suoi dipinti la renderanno famosissima in tutto il mondo. Lei viaggerà molto anche in tutta Europa e soprattutto in America. I suoi sono gli anni caratterizzati dalla cultura d'avanguardia, da manifesti futuristi che inneggiano alla velocità, alla guerra e soprattutto alla frenesia del tempo moderno, dove un ruolo importante hanno la femme fatale e il superuomo. Ella condusse una vita fuori dal comune, esente da finti moralismi e soprattutto combatteva con ogni sorta di maschilismo, affermando invece il valore e il ruolo della donna nella sua società. I suoi dipinti hanno come fonte di ispirazione sicuramente la pittura cubista, ma ricordano molto anche e interpretano l'art déco. Tamara ha una spiccata predilezione per i ritratti, eseguiti con estrema raffinatezza di forme e segno figurativo, ma spesso alterati nei volumi e nella brillantezza dei colori, da sembrare trasfigurati in una dimensione quasi irreale. Le figure seduttrici dei suoi quadri la faranno diventare la pittrice più importante del XX secolo e la più costosa sul mercato internazionale. Vi aspetto alla prossima puntata.